Si nutrono speranze in Casa Biancorossa, a ribadire lo stesso numero uno del club Alfredo Rota. Il presidente ha parlato dell'incubo vissuto in Serie D, del regalo che vorrebbe fare alla tifoseria con l'accesso alla Serie C, contando sull'avvicinamento delle istituzioni locali e che molte trattative possano sbloccarsi con l'avvento nel calcio professionistico. La speranza, come si dice, è l'ultima a morire. Che i tifosi del Rimini riceverebbero, essendoselo anche guadagnato, no? È un regalo dovuto a tanti sacrifici fatti, no? È come il bambino che non va a scuola, viene promosso, gli fa il regalo della promozione. Quindi se si riesce ad avverare il ripescaggio, io sarei molto molto felice e entusiasta. Spero che questo entusiasmo poi giri anche nella città, no? E ci sia un avvicinamento alla Rimini Calcio a livello di, diciamo, di pubblico, di presenza, di sostegno, non solo dai tifosi ma anche dalle istituzioni, e dagli imprenditori e da tutto quello che può essere un volano che una società di calcio può mettere in movimento, no? Perché la società di calcio non è soltanto gli 11 giocatori per squadra che la domenica scendono in campo, c'è tutto un lavoro dietro che può portare diciamo anche a livello imprenditoriale degli ottimi risultati, no? Al contrario di quello che sono stato io quando, domani fa un anno che sono proprietario della Rimini Calcio, al contrario di quello che sono stato io quando ho ricevuto la telefonata da Tiziano Fabbri, c'è la possibilità di prendere la Rimini Calcio, gli imprenditori, perché io l'ho fatto di pancia, invece l'imprenditore riflette molto. Di conseguenza il tempo di riflettere io lo devo lasciare, non posso neanche star lì a insistere, chiamare, eccetera, eccetera. Ecco, di sicuro anche il fatto di militare nella Serie C, secondo me, aiuta molti imprenditori a convincersi, ecco, ad aiutare la Rimini Calcio. Beh, non so se siamo in pole position, questo non lo so. Però abbiamo guadagnato posizioni, un po' per società di calcio che hanno rifiutato di iscriversi, un po' perché alcune società di calcio che hanno la possibilità di farla a C non hanno le strutture adeguate per poterla fare. Tutte queste esclusioni chiaramente hanno consentito alla Rimini di Calcio di guadagnare posizioni. Io spero di appunto arrivare in pole position, però non... Al momento penso che non lo siamo in pole position. Ma sa perché io sono felice? Perché ho sofferto tanto a fare il campionato di Serie D. Anche no, ma io di più. Io di più. E allora preferisco, se c'è la possibilità, di fare il salto. E di non stare lì un altro anno a soffrire tutte le domeniche, eccetera, dove vai a giocare. Cioè, basta. Ma io ho parlato con Andrea e Andrea mi ha fatto vedere un business plan della Serie D, un business plan della Serie C. Tutte queste differenze io non le ho notate, anche perché, come dicevo prima, facendo la Serie C allacci dei rapporti con società di Serie B e società di Serie A che ti mandano dei giocatori che puoi valorizzare e quant'altro. È chiaro che per rispondere alla domanda della struttura della società, è chiaro che se si fa un campionato di Serie C anche l'organigramma della società deve essere implementato e deve essere composto da società, da persone professioniste, ecco. Le trattative ci sono e l'interesse di alcuni imprenditori a partecipare nel sostenere la Rimini Calcio c'è ancora. Nomi io non ne faccio perché non sono abituato a far nomi.